Thank you.
matte corde. Sì.
Il Rally Internazionale Città di Torino inaugura quest'anno una nuova formula che potrebbe rappresentare il futuro per questo genere di gare. Valido per il campionato Aperol, il Città di Torino, a causa della quasi concomitanza con le elezioni, è stato compresso in un'unica, lunga tappa. 21 ore consecutive di gara, inframmezzate da 4 riordini, ma con l'indubbio vantaggio di partire al mattino, dopo una lunga notte di riposo. Via che viene dato in questo istante. 2 giorni fra verifiche, gare e premiazioni. Diciassettesima posizione. Ma il pilota della città di Castelfranco non intende subire la sfortuna e si impone sul quarto tratto cronometrato davanti a Deile e Fassitelli. Come gli altri, né più né meno, anzi. Enrico, che prima rompe la valvola Westgate a Caprie e poi si ritira sull'undicesima speciale, nella quale il suo cambio rimane anche senza la quarta. Prove speciali, parco assistenza e già un grosso vantaggio. Sta andando bene? Beh, abbastanza. Sono andato tranquillo, a parte un piccolo problemino sulla seconda prova speciale, che abbiamo piegato un braccetto nell'inversione, c'è un buco e abbiamo piegato un braccetto, comunque non ci ha penalizzato più di tanto. Riesci a contenere a bada quindi abbastanza bene tutto sommato i tuoi avversari, considerando che forse conosci meglio degli altri le prove? Ah, precisiamo, non è assolutamente vero che conosco meglio degli altri, perché io queste prove speciali qua è la prima volta che le vedo, non ho mai corso su queste strade, quindi sono come gli altri, né più né meno, anzi. Insieme al suo navigatore, prima accumulare un discreto vantaggio e poi intelligentemente amministrarlo. Città di Torino, valido per il campionato nazionale Aperol. Thank you.
Bastano solo 3 prove per occupare la 4ª posizione, che è sufficiente, come già detto, a lasciargli qualche possibilità di giocarsi il titolo a Sanremo. Intanto saldamente al comando c'è PG Deila, che a parte i problemi alla centralina nel corso delle prime prove speciali, ha fra le mani una vettura perfetta e affidabile made in Italy. Al CIO. Tardato anche Gibo Pianezzola, che dopo la foratura sul 6º impegno cronometrato ha accusato problemi di respirazione nelle ultime prove speciali della tappa, tanto che sulla 9ª prova non vanno troppo bene. Ha il suo bel da fare a tenere il ritmo del compagno Lupidi e sulla 3ª prova perde circa 7 minuti per una foratura. Vincendo la prova del Monte Prato e quella del Pradisso e Grotte, Cunico passa al comando davanti a Pianezzola, Deila e Pasquali. Ma il pilota Ford non è per niente soddisfatto della sua Il pilota della scuderia Città di Castelfranco ha saputo tener testa ai 2 portacolori della scuderia Raceline, Paolo Pasutti e Luca Vicario, entrambi al volante. Come certamente le BMW M3 e le Ford Sierra Cosworth, e questo fatto garantirà alla gara un esito più incerto rispetto alle precedenti edizioni. Dal punto di vista puramente numerico, il 9º rally della marca Trofeo di Castelfranco Veneto presenta un tracciato di gara composto complessivamente di 504,57 km per 13 ore e mezza di corsa, con 15 prove speciali di classifica, 8 diverse, di cui 7 da ripetere 2 volte. Oh,
Mm-hmm.